Intanto una persona come tanti, una persona nata in una famiglia umile, con un padre che non conosceva suo padre perché era morto in Australia, in un campo di zucchero, di canna da zucchero. Una persona come te, e che non si ritiene arrivata mai da nessuna parte. Perché è sbagliato fare le cose e sentirsi in corsa con qualcuno? Farle perché stai bene. Scrivere per me questo talento è stato il compagno di tutta la mia vita. Io come mestieri, ho mestieri importanti, ho lavorato tutta la vita, bene, insegno alcune università anche estere, ho insegnato moltissimi anni latino e greco, scrivo libri, però non ho mai considerato di essere in gara con nessuno. Il mio talento è il mio migliore compagno di vita, essendo vedova da tantissimi anni, i figli lontani, sistemati, quindi il talento è il mio compagno di vita, mi fa stare bene, mi perdona. Siamo due vecchi compagni di strada che ormai sono abituati a farsi compagnia e a perdonarsi quasi tutto. No, noi siamo un serbatoio di ricordi, di emozioni, di timbuluni che abbiamo pigliato, e qualcuna che l'abbiamo data pure, perché guardate che qualche timbulone si dà pure, non si Meno riceve, si male, dona pure. meno male. Ebbene, noi siamo un serbatoio di tutto questo. Quindi quando scrivo, ma io stessa prima di scrivere la prima pagina non lo sapevo, no? Esce fuori, no? Di me come un torrente incontrollabile quello che ho vissuto, quello che ho sofferto, quello che ho patito. Certo, la scrittura è tosta, perché tosta è la vita di tutti, e tosta è stata anche la mia vita, ma la scrittura è un modo, è una lente di ingrandimento per permettermi nella vita di eliminare quello che è una contaminazione in più, quello che la inselvatichisce, insomma la scrittura, come ogni altro talento, perché qui è bravo a fare un muratore e sape fare una bella casa, anche quello è un grande talento, qualunque talento, fare un pane, non è un grande talento fare il pane con i grani più belli di Sicilia, un grande talento deve farlo perché in questo narra se stesso, ognuno di voi è scrittore quando fa bene il suo lavoro. Ognuno, anche lei in questo momento, no? Con la pazienza con cui mi riprende, lei sta narrando un momento magico, grazie. Ma io devo dire che ho fatto 2 anni di teatro da ragazza all'università, scelta tra moltissimi. Sì, perché il palcoscenico ti consente, grazie alla menzogna che ti racconta, che sei in scena e quindi fuori dalla vita, di dire di te più cose di quante non fai nella vita vera, dove temi il giudizio, dove temi di essere bastonata. Io dico questo, perdoniamoci se, ma non ci deve bastonare di nuovo, a me ancora nascere come bastone. Ma allora ci stiamo provando, non è semplice mettere insieme una rassegna che faccia riferimento agli editori locali, agli scrittori locali, pone delle problematiche, curiosamente pone delle problematiche. Se il taglio di una rassegna è di respiro nazionale, ti rivolgi agli autori di successo, li inviti ed hai quel problema. Invece qui si tratta di far sorgere dal basso delle risorse, molte volte latenti, che esistono attorno a noi. Si tratta di portare a compimento un'operazione che parta dal territorio. Ci fai un attimo il programma, quindi fino a quando? Allora, saranno 4 pomeriggi, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, e le manifestazioni, le presentazioni avverranno presso il Centro Commerciale Culturale e presso le librerie. Alcune manifestazioni, la libreria Flaccavento, la libreria Ubic Paolino e Da Tante Storie. C'è un programma veramente ricco e variegato. Martedì, ci sarà al Teatro alla Badia una rappresentazione, spettacolo Pezze per aria sulla vita di Maria Occhipinti. È una compagnia che ha avuto grande successo nelle sue rappresentazioni in giro per la Sicilia. Mercoledì direi che alle ore 18 presso Tante Storie c'è un cantautore palermitano, il quale è veramente un grande comunicatore e eseguirà anche dei brani alla chitarra. Quindi questi 3 giorni non perdiamo. No, 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 assolutamente. La raccomandazione di quella di non fare mancare la nostra presenza per sostenere, anche per avere un momento per alimentare la vita culturale di ognuno di noi.